Eroe di Hyrule, scelto dalla spada che esorcizza il male. Hai dato prova del tuo coraggio e grande abilità nel combattimento. Io ti benedico nel nome della Dea Ilia. Attraverso i cieli, le pieghe del tempo o le ombre del crepuscolo, la spada sarà per sempre legata al destino dell'eroe. Prego affinché la Dea possa infondere nuova forza in te e nella spada che esorcizza il male. Oh, spada che esorcizza il male. Occia, roccia, ci si prepara al peggio, Da sempre vegli. Eh? Ma che dici? Non eri forse tu quello che voleva mettere in scena l'antica leggenda e danzare in onore del prescelto? Soltando gli oceani alla ricerca del dorato potere. Sapete una cosa? Per quanto mi riguarda, la principessa ha proprio ragione sul conto di questo ragazzo. Che ci vuoi fare? È vero, davanti a lui la principessa... Beh, si sente un po' inadeguata. Te ne pare? Te la sogni una cosa del genere, eh? Riesco a creare correnti ascensionali che sono opere d'arte. I Rito sono gli incontrastati padroni del cielo e io sono il migliore di tutti. Grazie a questa tecnica, quando affronteremo la calamità Ganon, saremo in vantaggio, dammi retta. E poi, non c'è nessuno che mi può battere con l'arco. Insomma... Se non l'hai capito, sono io, il grande Revali, la chiave per sconfiggere Ganon. E invece mi costringono a fare da balia a te. Solo perché porti quella scalcinata spada che esorcizza il male. Roba da non credere. Che c'è? Non ti sarai offeso? E allora vediamo chi è il più forte. Ma dove? Che ne dici di lassù? Scusa. Da solo non ci puoi arrivare su quel colosso sacro. Da qui si va alla città dei Goron. Devo cercare di ottimizzare la sintonia tra il campione Daruk e il suo colosso sacro. È già riuscito a pilotarlo con successo, ma ci sono ancora troppe cose che non sappiamo. Quel colosso è stato costruito da persone come noi. Vuol dire che possiamo capire come funziona e usarlo a nostro vantaggio. Sì, sta a vedere. Con quel colosso riusciremo ad annientare la calamità Ganon. Io ne sono convinta. Dimmi la verità. Sei davvero così bravo come dicono a usare quella spada? E la voce che echeggia dal suo interno. Riesci a sentirla? Oh, bene! Più o meno ho capito come controllare questo affare. Sono il grande Daruk e non posso sfigurare davanti agli altri tre campioni. Devo tenere alto l'onore del granitico popolo dei Goron!
certo che la vista da qui è bella tosta. Guarda su quella cresta, quante rocce croccanti! Non ho idea di cosa sia questa calamità, Ganon, ma proteggerò questo panorama con tutte le mie forze. Dico bene, ragazzino? A proposito, ho saputo che il re di Hyrule ti ha incaricato di proteggere la principessa. Complimenti, è un grande onore. Bravo, Roccia! Devo dire che la principessa ha un bel caratterino e a volte è un po' severa, soprattutto con te. Che succede? Ci è mancato poco. Che succede? Eppure il Monte Morte dormiva da decenni ormai. Certo che se la montagna si agita a tal punto da perdere enormi massi. No, non può essere. Non funziona proprio. Questa struttura fu creata appositamente per il prescelto dalla spada che esorcizza il male. Ne sono sicura. Però non capisco come posso fare per attivarla. Ci sarà un modo per riuscire a entrare lì dentro. Avevo detto che oggi non desideravo la scorta. Guarda che non mi importa se è un ordine del re. Io non ho bisogno della protezione di nessuno, intesi? Torna al castello e riferiscilo pure a mio padre. No! Smettila di seguirmi! Grazie per essere venuto subito. Come un vero cavaliere non fai attendere la tua principessa. Come vedi, le ricerche di oggi devono averla stancata. Allora, che mi dici? Siete riusciti a fare amicizia? Lo so. Cerca di avere pazienza. Sai com'è? Si deprime ogni volta che vede quella spada sulle tue spalle. Dice di essere una principessina incapace. Ma non è certo colpa tua. Si è data da fare così tanto anche lei. Per risvegliare il potere del sigillo, fin da bambina passa ogni giorno a pregare. Sai quante volte si è presa la febbre bagnandosi con l'acqua fredda della fonte? Eppure il suo potere è ancora sopito. È proprio per questo motivo che ha cominciato a studiare quelle reliquie. Vuole soltanto aiutarvi. Mi raccomando, cerca di proteggerla. È compito tuo. Inizia a fare freddo. Meglio svegliarla adesso. Ah. Urbosa, ma che succede?
succede? E tu? Tu che ci fai qui? La ferita non sembra molto profonda. Però, questa volta sei stato sconsiderato. Sei coraggioso, ma non sei immortale. Sai, gli attacchi da parte dei mostri sono aumentati. E queste creature diventano sempre più spaventose. Temo che questo sia un presagio infausto del ritorno della calamità. Dai, su, sbrighiamoci. Dobbiamo essere pronti al peggio se vogliamo evitare di farci trovare impreparati. L'unica proprietà dei fiori di Irule. Vengono anche usati in cucina e per le tinture. Questo fiore si chiama Principessa Serena. È una specie molto rara e non si trova quasi più. È già da un po' di tempo che stiamo cercando di coltivarlo, ma purtroppo non riusciamo a farlo attecchire. Forse significa che questa principessa è destinata a svanire. Oh! Ehi, guarda che ha trovato! In cucina è una vera prelibatezza, ma abbiamo scoperto che contiene anche sostanze che potenziano le nostre abilità. Proprio ora al castello ne stiamo studiando l'efficacia su alcuni involontari. Con la forza che hai saresti una cavia perfetta per l'esperimento. Dovresti prendere parte anche tu allo studio, è interessante. Dai! Dai! Mi torna in mente il giorno del nostro incontro. Tu eri solamente un bambino e non riuscivi a stare fermo un attimo. Dovevo medicarti una ferita nuova ogni giorno. Noi Zara viviamo più a lungo di voi, Ilia. Quindi, senza che me ne accorgessi, sei diventato più grande di me. In realtà, devo confessarti che poter curare le tue ferite mi rendeva felice. Che cosa sarà mai questa calamità Ganon che potrebbe colpirci di nuovo? Come faremo a difenderci? Non so niente di tutto ciò. L'unica cosa che so è che lo scontro sarà molto pericoloso. Se tu dovessi farti male in battaglia, ci penserò io. Curerò ogni tua ferita. Io voglio proteggerti a ogni costo.
Appena la battaglia sarà finita, tornerà tutto come quando eravamo piccoli. E allora verrai di nuovo qui a trovarmi. Che pioggia insistente, non smette più. Hai seguito le orme di tuo padre. Ti sei allenato tanto e ora sei una guardia reale. E sei migliorato fino ad essere scelto dalla spada che esorcizza il male. Hai raggiunto risultati ammirevoli. Ma se tu non avessi avuto alcun talento per la spada, e nonostante questo ti avessero costretto a diventare una guardia reale, solo perché la tua è una famiglia di cavalieri, se te l'avessero ripetuto all'infinito, avresti intrapreso lo stesso cammino. Finalmente siamo riusciti a controllare i guardiani. Di questo passo, continuando a studiare guardiani e colossi sacri, se la calamità Ganon dovesse fare ritorno, avremo la forza per contrastarla. Voi due che cosa ci fate qui? Stavamo ammirando le esercitazioni con i guardiani. Capendone il funzionamento, queste reliquie ci saranno d'aiuto contro la calamità. Sì, è vero. Studiare le antiche reliquie è estremamente importante per Hyrule. Tuttavia, tu sei la principessa di questo regno e hai ben altre cose a cui pensare. Quando la smetterai di continuare a scappare dalle tue responsabilità? Non sto scappando. Proprio ieri sono andata a fare abluzioni come sempre e a pregare alla fonte del coraggio. Smettila con queste reliquie. Devi dedicare tutto il tuo tempo alla disciplina religiosa. Altrimenti come puoi pensare di acquisire il potere per sigillare la calamità? Non lo so. Io cerco di fare del mio meglio. Però non ci riesco. Quindi, se intanto posso aiutare in un altro modo... Non voglio sentire scuse. Te lo ordino come sovrano. D'ora in poi non tollererò altre distrazioni. Concentrati sulla meditazione alle fonti. Sai cosa dice di te la gente al castello? Vuoi sapere come ti chiamano alle tue spalle? La principessina incapace. La ragazzina senza meriti. Tocca a te dimostrare che si sbagliano. Lo sai, vero? Sì, padre. Nella famiglia reale, il potere di sigillare la calamità si tramanda da madre in figlia. È un talento sacro risvegliato dalle preghiere. Così mi hanno sempre raccontato. Tuttavia, mia madre percepiva una grande energia mistica dentro di sé. E mia nonna udiva le voci degli spiriti. Io invece
Non sento niente di tutto ciò. Mio padre mi rimprovera in continuazione. Lui dice che perdo tempo, che mi diverto a giocare alla ricercatrice. Però io non ho mai smesso di pregare fin da quando ero piccola. E continuo a implorare nei miei pellegrinaggi ai luoghi sacri. Eppure il potere mistico in me non si è mai manifestato. Oh, Dea, dimmi. Cosa c'è? Cosa c'è che non va in me? Avevi ragione, bastano un po' di calma e pazienza per conquistare la fiducia di un cavallo. Grazie al tuo consiglio, sono sicura che noi due diventeremo ottimi amici. E sai una cosa? All'inizio temevo che i finimenti della casa reale non gli donassero tanto. Ma ho cambiato idea, secondo me gli stanno proprio bene, non credi? Imparare a capire le emozioni degli altri è molto importante. Vedi quella montagna laggiù? Si chiama Monte di Ranel ed è un luogo sacro a Nairu, la dea della saggezza. Conosci le leggi della tradizione. Chi non ha compiuto 17 anni è considerato immaturo e pertanto non può recarsi sul Monte di Ranel, né alla fonte della forza, né a quella del coraggio. Il mio potere è riuscito a manifestarsi. Ma su quella montagna si trova la fonte della saggezza e forse andando lì riuscirò. Non ne ho alcuna prova, ma se c'è anche una piccola speranza, per quanto fragile, io ho il dovere di crederci con tutta me stessa. Sai, domani compirò 17 anni. Devo provarci. Andrò su quella montagna. Beh, com'è andata, principessa? La preghiera sulla montagna sacra. Il potere del sigillo non si è risvegliato, eh? Perdonatemi. Principessa, hai fatto del tuo meglio. Se non ha funzionato, pazienza. E poi, meditare su una montagna non è tutto. Magari il potere del sigillo può risvegliarsi in un altro modo. Oh. Grazie, Urbosa. Principessa, ecco, non so spiegarmi tanto bene. Sai, stavo pensando... Quando uso i miei poteri curativi, mi concentro sempre su un'immagine. E così, ecco... Proprio lui. Si è risvegliato. Tranquilla, principessa. Ci penseremo noi a fermarlo in qualche modo. Forza, compagni! Tutti a bordo dei colossi sacri, pronti ad affrontare la calamità!
Entra lì che combatte contro Ganon, sferriamo un attacco simultaneo! Roccia, corri al castello di Hyrule! Noi ti copriamo le spalle, riduci Ganon a un mucchio di sassolini! Presto, mia principessa, tu devi metterti al sicuro. No! Voglio venire con voi! Anche se non sono di grande aiuto. Almeno, lasciatemi restare al vostro fianco! Speranza. Link si può salvare. Principessa! Principessa, state bene? Ho una missione importante da affidarvi. Portate questo ragazzo al Sacrario della Rinascita. Correte! Prima che sia troppo tardi. Un giorno il tuo padrone tornerà da te. Attendi pazientemente. Hai ragione. Anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria, sono certa che un giorno, prima o poi,
tornerà da te. Sacerdotessa reale di Irule, che cosa hai intenzione di fare adesso? Quest'arma, la spada suprema, mi ha aperto gli occhi. Sento che c'è ancora qualcosa. Qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero d'eco, ti prego, quando lui verrà qui, potresti riferirgli le mie parole. Perché io... No, ascolta. Le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Sì.